L'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, ha confermato tutti gli investimenti annunciati per la Toscana, inaugurando insieme al sindaco di Firenze, Matteo Renzi, il nuovo Freccia Club della stazione di Santa Maria Novella, primo di una lunga serie di interventi per migliorare accoglienza e servizi dello scalo. Per quanto riguarda invece l'arrivo dei 45 nuovi treni al centro di un accordo sottoscritto con la Regione per un investimento di 350 milioni di euro, Moretti ha spiegato che ci sono ritardi nei tempi di consegna da parte dell'azienda che ha vinto l'appalto di fornitura, Ansaldo Breda. Il problema più grande è che abbiamo fatto già una importante commessa di investimenti, peraltro vinti proprio dall'Ansaldo Breda di Pistoia. Abbiamo bisogno che questi, cioè l'Ansaldo Breda, faccia presto darci i treni, perché è inutile pigliare ordini se poi non vengono fuori. D'altra parte verificheremo sul mercato la disponibilità di qualsiasi tipo di rotabile, mercato italiano ed europeo, per poter accelerare la possibilità di avere treni nuovi. Sul fronte degli investimenti in Toscana, per Moretti le priorità sono l'operazione su Livorno con l'allacciamento dei binari alla rete principale e la congiunzione con l'interporto e i lavori di completamento di alcune tratte. A partire dai problemi legati alla riqualificazione della linea della Lucca, diciamo così, la seconda linea, per poter fare sì che si riesca ad arrivare con un secondo binario in direzione Montecatini. Moretti ha ribadito che partiranno a breve anche i lavori per il sottoattraversamento di Firenze dell'alta velocità. Stiamo completando i problemi dei pozzi, abbiamo alcuni problemi semplicemente legati alla collocazione, ma credo nel giro di un mese, due mesi inizieranno i lavori.